Come da oramai da diversi anni a San Giorgio Canavese, con l'associazione Piattella Canavesana di Cortareggio, si organizza questo mercato della terra e della biodiversità, che è un mercato che ospita produttori di presidi slow food e non solo, provenienti da tutta Italia, il cui senso è di accoglienza e di ospitalità e soprattutto anche di confronto. Confronto perché è importante far conoscere ai nostri compaesani in Piemonte, in Canavese, quello che sono delle piccole produzioni resistenti e resilienti che arrivano da tutta Italia. Sono molti produttori di legumi, come i produttori della Piattella di Cortareggio, aderenti alla rete di Slow Beans. Quindi questa rete nazionale che si è creata dal basso per la tutela e la promozione dei legumi, oramai diversi in via d'estinzione, quindi per la loro salvaguardia, ma non solo, intervengono tanti altri presidi che portano le eccellenze del territorio da più di 14 regioni italiane. Il mercato di San Giorgio si terrà l'11 e il 12 maggio. Dal sabato pomeriggio alla domenica sera sarà ricco, come tutti gli anni, di intrattenimenti perché non vuole essere un semplice mercato, ma vuole essere un evento che coinvolge e che fa sentire quello che è la fiera di una volta, cioè si coinvolge i produttori con artisti di strada, cantanti, eccetera, per cui sarà sicuramente molto divertente, compreso un sacco di spettacoli per i bambini. Vi aspettiamo tutti al Mercato della Terra e della Biodiversità l'11 e il 12 maggio a San Giorgio Canavese, indigena autoctoni in via di...